Bella a tutti amici di Social Players, qui è Kita che vi parla e oggi siamo in un nuovo video dove parliamo di regole da rispettare per conquistare una ragazza in chat. Se ti stai chiedendo cosa scrivere ad una ragazza in chat per riuscire a conoscerla meglio e magari a conquistarla, sappi che non sei il solo. Molti ragazzi hanno problemi su questo argomento e molto spesso non sanno dove sbattere la testa quando si tratta di chat. Ma al giorno d'oggi sapere cosa scrivere ad una ragazza in chat è fondamentale, visto che la maggior parte delle nostre interazioni avviene tramite social. In questo video voglio darti una carrellata di regole da rispettare e poi magari più avanti farò un altro video sempre su questo argomento se vuoi riuscire davvero a conquistarla. Intanto, se ancora non mi conoscessi e questo è il primo video nel quale ti sei imbattuto, io mi presento, sono Kita e insieme a Johnny abbiamo fondato Social Players, un canale dove parliamo di dinamiche relazionali a 360 gradi sia per ragazzi che per ragazze. E se vuoi conoscere tutte le sfaccettature che ci sono dietro le dinamiche uomo-donna e viceversa, ti consiglio di iscriverti al canale perché qui potrai imparare molto su questo argomento. Detto questo, cosa scrivere ad una ragazza in chat? Consiglio numero 1: incuriosiscila. Con l'arrivo dei vari social e di tutti i siti di incontro abbiamo cambiato profondamente il modo in cui viviamo gli appuntamenti e ci rapportiamo con le persone. Anni fa infatti potevi messaggiare con una ragazza solo se avevi avuto il coraggio di andare lì e chiederglielo di persona. Vabbè, poi c'erano altre ragazze che trovavano magari qualche escamotage, ma quelli lasciamoli perdere. Oggi invece qualunque ragazzo ha la possibilità di sentire anche 100 ragazze al giorno se vuole, e alcuni lo fanno veramente. Questo significa che il messaggio che mandi alla ragazza che ti piace è solo uno dei tanti presenti sul suo telefono. Non sei l'unico a richiedere la sua attenzione e quindi devi imparare a distinguerti ed essere più originale possibile. E di sicuro non riuscirai a farlo se continuerai a scrivere i soliti ciao bellissima, ciao ciao come va, eccetera eccetera eccetera. Per comprendere al meglio il concetto che ti sto dicendo adesso, prova a dare un'occhiata al nostro esperimento sociale che abbiamo fatto qualche mese fa, dove abbiamo provato ad essere una donna su Tinder. Guardalo, riflettici e inizia a differenziarti da tutti quanti gli altri. Regola numero 2: fa le domande intelligenti. Fare delle domande intelligenti è un ottimo modo per invogliare la ragazza con cui stai messaggiando a riflettere e a mettere un certo impegno nella vostra conversazione. Tieni presente che più una ragazza si impegna e si mette in gioco, più si sentirà attratta da te. Per questo fare domande intelligenti è fondamentale quando stai messaggiando con la ragazza che ti piace. Regola numero 3: chiedile di fare qualcosa per te, che sia magari inviarti una foto non piccanti, mi raccomando, o mandarti un audio o qualsiasi altra cosa. Chiedendole di fare qualcosa per te, riuscirai anche qui a farla mettere in gioco nei tuoi confronti. Se una ragazza non vuole farlo, nemmeno se si tratta di piccole cose, puoi stare sicuro che non farà mai nemmeno qualcosa di più grande, come ad esempio uscire con te per un appuntamento. Quindi inizia con richieste un po' più semplici per poi passare a delle richieste un po' più complesse. Regola numero 4: usa i giochi di ruolo. Invece di parlare di boiate che non vi portano a nulla, cerca di creare una conversazione divertente. Questo non significa che devi fare pulcinella o devi iniziare a fare balletti tipo come su TikTok. Devi cercare di alternare momenti seri a momenti un po' più ironici. E un semplice modo per poterlo fare è quello di creare in chat tra di voi dei giochi di ruolo. Prova! E con questo, caro mio amico player, anche per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, mi raccomando come sempre di lasciare un bel mi piace, un bel commento, di condividere questo video con i tuoi amici. E anzi, se vedrò che questo video avrà un bel riscontro, potrai anche pensare di fare un secondo video dove inserirò magari altre 4 regole fondamentali per riuscire a conquistare una ragazza in chat. Ti consiglio inoltre di iscriverti su tutti quanti gli altri nostri canali social, perché ogni giorno praticamente pubblichiamo contenuti sulle dinamiche relazionali. Noi ci vediamo in un prossimo video!